mister, le domande di una. Come sta la squadra e quali sono le insidie della partita di domani? La squadra si è allenata bene, stiamo bene, tranne alcuni acciacchi che immagino voi già sappiate, Dumbia e in parte il portiere Vis, che valuteremo domani. Per il resto tutto a posto. Le insidie sono, possono essere il campo e poi chiaramente gli avversari come tutte le domeniche. L'idea che si possa pensare a una partita abbordabile sicuramente non ci deve appartenere, lo ripeterò sempre, e anche domani avremo questa fame di fare innanzitutto la prestazione per poi conseguire possibilmente un risultato positivo. Quando parla dell'insidia del campo, quindi si riferisce anche all'aspetto, diciamo, climatico, probabilmente, e a quello dell'atteggiamento, quello del Lecce, no? Che ha sempre questa ricerca della palla a terra, se non è un campo a posto potrebbe creare qualche insidia in più, quindi bisogna essere, o magari variare qualcosa. Sì, assolutamente sì. L'idea che noi ci siamo allenati su diversi campi questa settimana per impossibilità, ha fatto tanto di quella pioggia, siccome anche a Melfi so che ha piovuto tanto. Potrebbe essere un aspetto da sicuramente tenerne conto, ma che potrebbe cambiare un po' di cose. L'aspetto climatico e il manto erboso, come sono importanti per noi averlo in un certo modo in casa, l'augurio è che si possa avere un campo per disputare una gara e non giocare su un pantano. Poi relativa Però relativamente all'insidia dell'avversario, che comunque in passato, anche l'anno scorso, non ha ottenuto la salvezza, però le sue fortune le ha create sempre davanti al proprio pubblico. Quindi il campo, che potrebbe essere così, il campo un po' più stretto, e l'avversario che comunque in casa nel mio riserva. sì, chiaramente poi ci aggiungerei anche il fatto che giocano contro la prima della classe e che hanno voglia di fare bella figura, come è giusto che sia, ma questo è un aspetto che noi ci ritroveremo sempre per tutto il campionato. Spero che sia così, almeno me lo auguro, ma indubbiamente dall'altra parte ci aspettiamo una squadra che vuole muovere la classifica, come a più riprese hanno detto i propri interpreti nelle varie interviste, quindi c'è un match da giocare sicuramente non prima, ma assolutamente durante, su un campo che dirà come sempre il responso più giusto, al di là di quelli che poi possono essere tutti i contorni della partita stessa. Mi si è accennato a problemi di Nissi e Buglia, sì. qualche fatto mi ha piaciuto stamattina, perché ieri si erano fatti, quindi Si Dumbia si è allenato a rispettiamo due scelte, cioè, però Ma su Dumbia lo sapevate, no? No, Differenziato, no? che si erano fatti. Sì, che si è arrivato Se a fare. c'è un'importanza c'era da sapere la diagnosi. C'era ieri necessità, io mi fanno chiedere questa, ma dovessimo chiudere le porte e non faccio vedere nulla, almeno informateci. È differenziato, abbiamo detto la verità, differenziato, ogni volta dobbiamo fare la polemica in uno. Si è allenato differenziato. Oggi abbiamo valutato e la sua posizione non l'ho convocata. Ah, credo che il medico faccia il bollettino, ma ieri si è allenato differenziato, non è non abbiamo fatto, è un segnale esattamente che dovevamo valutare oggi una posizione che ci avrebbe detto se Dumbia poteva essere o meno della gara. No, voglio dire no. Dire differenziato perché c'è un problema per l'affaticamento. Sì, era affaticato. Gomis, anche lui ha avuto un risentimento durante la settimana che lo ha portato a non svolgere appieno tutta l'attività, ma si è allenato anche lui con le giuste cautele del caso, e per domani sarà da valutare nelle prossime ore. Non c'è niente di strano, non abbiamo nascosto niente. A parte abbiamo fatto tutta la settimana a porta aperta. Problemi articolari inizialmente. Ma pensavo fosse stato comunicato, differenziato è stato scritto. Poi articolare, la prossima volta proveremo ad essere un po' più precisi. Grazie. Mister, i
campo pesante, in realtà sappiamo che a Roma anche nel periodo invernale purtroppo ce ne sarà uno. Questo forse però può essere interpretato come una prova per valutare quell'aspetto battagliero agonistico che è necessario spesso per fare la differenza in queste categorie. Quindi davanti all'ipotesi che ce ne saranno tanti, forse è bene esagerare subito questo aspetto fondamentale. Beh, sicuramente non è solo giocando che le partite le porti a casa, è uno degli aspetti che noi al quale diamo la priorità, perché secondo noi attraverso il gioco si può arrivare, però ci sono dei campi che a volte non te lo consentono, ma l'aspetto agonistico va al di là di quelle che sono le caratteristiche di una squadra, cioè deve essere anche giocando, l'aspetto agonistico va di pari passo, uno non esclude l'altro, con campi così ancora di più. Quindi è una squadra che deve essere preparata anche a giocare magari meno palloni e a saper interpretare quelle che sono le condizioni del manto erboso e quindi sapersi anche adattare. Una squadra è forte se riesce anche a mutare spesso alcune sue caratteristiche. Una di queste potrebbe venire a mancare perché il terreno, nella fattispecie della settimana appena trascorsa, possa essere più o meno agevole per una trama di passaggi, ma non sarà un problema, dovremmo essere altrettanto bravi subito ad adattarci a un qualcosa di diverso. Una squadra che sa fare solo una cosa, secondo me, non è una squadra completa. Quindi anche la predisposizione mentale ad una battaglia che va al di là del gioco che si proverà comunque a fare, questo è fuori discussione. Questo potrebbe portare, forse lo accennavo prima, delle piccole accorgimenti anche da... Assolutamente sì, per forza sì. Ed è conseguenziale a un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello che solitamente proviamo a fare. Sì. Chiaramente, in virtù di questo, c'è una situazione che alcuni calciatori hanno delle caratteristiche, altri hanno delle altre, e in virtù anche che si gioca in maniera ravvicinata per 8 giorni tre gare. Quindi sta pensando anche a qualcosa di diverso per... Potrebbe essere, sì. Turnover? Sì. Sì, chiamiamolo turnover. Devo considerare anche la partita e quali possono essere le caratteristiche da utilizzare, tenendo presente anche le prossime due, che sono una a distanza di 3 giorni, quindi sì, è un qualcosa che potrebbe succedere. Mister ha già risposto a questa domanda, perché la ripeto, ma perché dopo due vittorie così belle, nette, convincenti, che hanno dato entusiasmo anche nei giocatori, c'è un rischio minimo che la squadra consideri più facile o meno difficile questo impegno? Ecco, l'aspetto psicologico, mentale, pronta la squadra a scendere in campo con la stessa voglia, la stessa concentrazione creativa? Deve essere pronta, non può non essere pronta. Perché il calcio insegna, non da oggi, non da quando ci sono io, ma sicuramente la storia parla chiaro, che partite sulla carta apparentemente già date per scontate, poi si verifica puntualmente un incidente di percorso o una prova quantomeno scialba da un punto di vista mentale rispetto alla gara stessa. Quindi è un rischio che io non voglio correre, spero che anche i giocatori non vogliano correre, quantomeno l'approccio di dover così impattare, sapere di doversi giocare tutte le partite, non è Melfi, non sarà Catanzaro, saranno tutte, deve essere una prerogativa di una squadra ambiziosa e che non vuole sbagliare da questo punto di vista. Poi i passaggi si possono sbagliare in tiri in porta, ma non può esserci un calo di tensione rispetto ad un obiettivo che tutti abbiamo provato a condividere nel momento in cui abbiamo intrapreso un certo percorso. Poi sicuramente ci saranno momenti difficili, momenti che dovremmo commentare o eventualmente giustificare qualche risultato un po' meno esaltante, ma sicuramente non mi aspetto un calo di tensione, non ce lo possiamo permettere.